F7. Pedone in D4. Alfiere in B7. Cavallo in F3. Demone in G5. Ma non ho finito. Ed ora Valchiria in G5. Negromante in F3. Ed ora l'esercito intero di demoni in A15. E finalmente ho vinto la partita. Ma non stavamo a giocare a scacchi? Ciao a tutti, io sono Capitan Mimmo e benvenuti nel nostro canale YouTube Sharing Game. Oggi vi parleremo di un'anteprima Kickstarter, un gioco che è un progetto tutto italiano che è su Kickstarter proprio in questi giorni. E stiamo parlando di Demlock. Demlock è un gioco da 2 a 4 giocatori della durata orientativamente di 60-90 minuti, portato su Kickstarter dalla Bonfire Games, che ringraziamo per averci fatto provare e giocare a questo gioco. Demlock parla di una cittadina medievale sconvolta dalla guerra, una cittadina in cui a un certo punto di notte si cominciano a sentire strane voci, strane presenze e strane creature che si aggirano per i vicoli della città, così come si sparge la voce di strani rituali oscuri che si fanno all'interno di questa città. Un giorno però uno di questi rituali va male e farà scoppiare una sorta di terremoto cataclisma all'interno della città, distruggendo gran parte di essa. Il giorno dopo, il lago che si trovava al centro esatto della città è scomparso e al suo posto c'è una strana arena in cui si dice che si aggirino degli strani demoni che cominciano a vagare per la città. Intanto la guerra in tutto l'impero è terminata e ci sono i mercenari che vanno in giro per l'impero alla ricerca ancora di sangue, vittime e cose da razziare e saccheggiare. E così l'impero decide di dirigere questi mercenari e la loro sete di sangue verso questa piccola cittadina che intanto viene chiamata Demon Lock, Demlock appunto, il luogo del demone. Nella speranza così di creare una sorta di zona franca in cui contenere tutti quanti i mercenari, in cui i mercenari possono dare libero sfogo alla loro voglia di sangue senza creare danni in tutto l'impero. Demlock è un gioco basato principalmente sulla meccanica dello skirmish, una sorta di combattimenti medievali, rinascimentali tra queste bande di mercenari, tutto con un sottofondo di demoni in cui ci sarà costantemente il pericolo e l'ombra dei demoni che ci saranno in questa arena, perché non soltanto i demoni si potranno scontrare contro di voi, ma sarete voi stessi a poter controllare e evocare i demoni. Ma quando evocate un demone non sempre le cose potranno andare bene e il vostro mago potrà anche impazzire, diventare letteralmente un folle che vi farà soltanto danni. Così come potrete evocare un demone, ma poi l'avversario evocherà a sua volta lo stesso vostro demone, mettendovi decisamente i bastoni tra le ruote. In missioni basate sostanzialmente sul sistema dello skirmish, allo scopo di conquistare i vari luoghi della città e ottenere il controllo, il predominio e la maggioranza sulla città. Ma ora veniamo a noi. Quando c'è un nuovo gioco da tavolo, soprattutto su Kickstarter, c'è una domanda sostanzialmente che mi pongo. In mezzo a tutti questi miliardi di giochi che stiamo facendo ultimamente, qual è la novità di questo gioco? In mezzo infatti ai centinaia di giochi che ogni giorno si propongono nuovi, quello che mi domando quando vedo un nuovo gioco è sostanzialmente quale novità, quale nuova meccanica o nuova particolarità introduce questo gioco e lo fa variare, lo fa rendere differente rispetto agli altri giochi. E Demlock ha un elemento di novità, ed è molto semplice, la novità è l'app. Questo è allo stesso tempo sia un gioco da tavolo che uno di quei giochi, una sorta di giochi per tablet o cellulari. È un gioco in cui quando giocherete da soli voi sarete nella vostra gilda e da là potrete esplorare la città, potrete conquistare altri pezzi di città, potrete viaggiare all'interno della città, potrete decidere di espandere la vostra gilda, modificarla, scoprire nuovi poteri arcani, nuove magie, nuove armi. Ed è proprio questa la vera novità di questo gioco, perché non è soltanto un gioco da tavolo, ma è come se fosse anche un gioco per mobile, un gioco per cellulare o tablet, in cui appunto quando giocherete da soli voi giocherete a potenziare la vostra gilda, potrete prendere nuovi mercenari, fare tante cose, ma soprattutto potrete esplorare la città, potrete conquistare nuove zone della città, valutare quelle zone che avete già esplorato, su cui avete già fatto le missioni, così come esplorare ancora di più quelle zone sconosciute o zone che già avete conosciuto, in una commistione tra realtà e virtuale che devo dire che non sembra affatto male. Bene, adesso vediamo insieme come funziona con le regole Demlock. Vi ricordo tra l'altro che questo a cui ho giocato è una demo, una prova, quindi potrebbe esserci nel corso della campagna Kickstarter alcune modifiche sia alle regole sia sicuramente ci saranno delle modifiche ai materiali per cui saranno sicuramente implementati e migliorati ancora di più. Così come l'app verranno introdotte anche altre cose oltre queste semplici che vi sto dicendo per rendere l'app ancora più performante e ancora migliore. Un gioco che sarà su Kickstarter questa settimana di cui vi metto il link in descrizione per poter andare a dare un'occhiata. Adesso vediamo come funziona con le regole generali Demlock. Come sempre, se volete saltare questa parte e andare direttamente ai pro e contro, vi basta semplicemente cliccare il link in descrizione. Buona visione! Per il setup di Demlock
Per prima cosa prendete l'app, entrate nell'app con il vostro nome e la vostra password e scegliete di creare una nuova missione. Cliccando su create una nuova missione vi darà un codice che dovrete condividere con gli altri giocatori di questa partita, i quali lo inseriranno in partecipa alla missione. Una volta che tutti i giocatori saranno entrati in partita, vi darà il tipo di missione che dovete affrontare per questa partita, indicandovi quale sarà il vostro scopo e il numero di turni che durerà la partita. Quindi vi indicherà quali tessere andranno posizionate sulla plancia di gioco, così come quali elementi scenici come alberi, colonne, barili o porte andranno messi. Posizionate quindi la plancia di gioco come indicata sull'app e infine vi indicherà la zona di schieramento iniziale di ogni giocatore. Infine, a seconda della vostra gilda di appartenenza e del livello a cui sarà la gilda, vi indicherà i personaggi che potrete scegliere, scegliendo tra mercenari e i seguaci, indicando anche il costo in monete che dovrete pagare per poter avere più o meno seguaci. Scegliete quindi quali membri della vostra squadra mandare in questa missione e posizionate le relative miniature sulla plancia di gioco. Quindi, una volta posizionate le miniature sul campo di gioco, prendete la carta della relativa miniatura e posizionatela accanto a voi, mettendo accanto ad essa la carta dell'arma con cui inizia. I valori della carta personaggio saranno facili e saranno il valore corazza, che sarà l'armatura con cui si difende, il valore vita, il movimento, il valore mana, se sarà una persona e potrà lanciare magie oppure no, l'abilità in corpo a corpo, l'abilità a distanza. E sull'arma ci sarà scritto il valore di danni che potrà infliggere. Alcune carte inoltre avranno delle abilità che i personaggi potranno attivare nel caso spendessero i punti fato. Ogni missione, ogni giocatore inizierà di solito con 10 punti fato e nel corso di quella missione potrà decidere di spendere quei punti fato per attivare le abilità speciali dei suoi personaggi. E a questo punto la partita avrà inizio con l'app che vi dirà ogni turno chi sarà il primo giocatore. Ricordate infatti che in una partita a Demlock ogni turno sarà l'app a dirvi chi è il primo giocatore e non ci saranno quindi dei turni statici. Così come sull'app di volta in volta indicherete le ferite, le evocazioni o comunque gli status dei vari personaggi subiscono nel corso della partita, sia se un personaggio sarà ferito sia se dovrà evocare un demone o altro. Una partita a Demlock sarà sostanzialmente composta da due fasi. La prima fase è la fase strategia, in cui i giocatori potranno muoversi, tirare o fare magie. In una partita a Demlock, un giocatore farà sostanzialmente tutte e tre le parti della prima fase, poi toccherà al giocatore successivo fare le prime tre parti della prima fase, poi al giocatore successivo ancora e poi al giocatore successivo. Quando tutti avranno terminato le tre azioni della prima fase, toccherà di nuovo al primo giocatore, che farà la seconda fase. Procedendo in questo modo finché tutti non avranno fatto la seconda fase e avrà quindi inizio un nuovo turno. Per quanto riguarda il movimento, ogni miniatura si potrà muovere del valore di movimento indicato sulla sua carta e ogni movimento costerà un punto azione. La direzione in cui il personaggio guarda è molto importante e sarà indicata da una freccia presente sulla basetta della sua miniatura. Il personaggio infatti potrà decidere anche di cambiare orientamento e quindi girarsi verso altre direzioni. Se infatti il personaggio vorrà ruotare su se stesso di 90 gradi, gli costerà un punto movimento. Così come se il personaggio vuole mantenere l'orientamento verso cui sta andando ma muoversi lateralmente, dovrà pagare un punto movimento aggiuntivo per ogni casella percorsa in questo modo. Quindi in questo caso, se il lupo si volesse muovere di due caselle verso la sua sinistra, non dovrà pagare due semplici caselle ma bensì quattro. Così come se il personaggio vorrà retrare, dovrà pagare un punto movimento aggiuntivo. Così come se si vorrà muovere in diagonale, dovrà pagare un punto movimento aggiuntivo per ogni casella percorsa in questo modo, pagando per esempio in questo caso due punti movimento. Attenzione, la direzione e l'orientamento delle miniature, cioè dove stanno guardando le miniature, è molto importante, poiché durante il combattimento ci potrebbero essere casi di attacchi fatti alle spalle dei nemici, oppure attacchi fatti ai lati, che quindi daranno a chi sta attaccando un notevole bonus. E per indicare ciò dovrete sempre tenere a mente l'orientamento, la direzione in cui sta guardando la miniatura in questione. Attenzione, se avrete mosso una miniatura, ricordate di posizionare sopra di essa un gettone movimento utilizzato, a indicare che non si potrà ancora muovere per quel turno. Attenzione, se una miniatura è in combattimento corpo a corpo con un'altra miniatura e vorrà muoversi per fuggire da questo combattimento, dovrà fare un movimento evasivo. Per farlo dovrà superare un test di abilità sulla sua abilità corpo a corpo, cioè vedere la sua abilità in questione e lanciare un dado, sperando di ottenere un risultato pari o inferiore alla sua abilità in questione. La seconda azione della prima fase sarà l'azione di tiro. Per tirare per prima cosa bisogna misurare la linea di vista, ricordando che potranno tirare soltanto coloro che hanno armi che hanno una gittata. Quindi per prima cosa verificate la distanza dal vostro bersaglio. Per verificare la distanza dal vostro bersaglio dovrete prendere in considerazione tutte le caselle davanti a voi e non potrete sparare dietro di voi, ma solamente nelle parti davanti o a destra o a sinistra di voi.
Se deciderete di sparare in diagonale, ogni casella così percorsa costerà un punto addizionale, come in questo esempio, per cui se vorrò sparare a questa miniatura, essa sarà considerata a distanza 3 caselle, una per la casella davanti, una per quella in cui è e una aggiuntiva perché è in diagonale. Barili e cespugli celeranno parzialmente la linea di vista, per cui riuscirete lo stesso a sparare contro questi avversari anche se con un leggero malus, mentre alberi, colonne e quant'altro celeranno completamente i vostri avversari. Se inoltre un vostro alleato si troverà proprio di fronte a voi, voi potrete ugualmente sparare poiché esso non vi sarà di ostacolo. Mentre se invece un vostro alleato è davanti a voi ma non nella casella frontalmente adiacente a voi, in questo caso esso vi sarà di ostacolo. Quando si tira a distanza, per prima cosa bisogna vedere se il colpo è andato a segno o avrà beccato qualche altra cosa. Quindi colui che tira dovrà fare un test di abilità sulla propria abilità tiro a distanza. Questo vorrà dire che dovrà lanciare un dado e ottenere un risultato pari o inferiore a quanto indicato sulla sua carta. Se ci riesce il tiro avrà successo e potrà proseguire con i danni, se invece non ci riesce vuol dire che il colpo sarà vagante. Quindi prendete la tessera fuori controllo mettendola al centro del vostro bersaglio originario. Su ogni casella di questa tessera ci sarà un numero diverso, quindi dovrete lanciare un D10 e vedere dove il proiettile atterrerà, che infatti potrebbe atterrare su uno spazio vuoto e quindi non fare danni, ma anche su un altro bersaglio, sia esso vostro nemico o alleato. Se invece il colpo è andato a segno, dovrete lanciare un numero di dadi pari al valore dell'abilità di tiro del vostro personaggio che ha tirato, applicando quindi sia i bonus che i malus, e se otterrete un risultato pari o superiore al fattore corazza del vostro bersaglio, vorrà dire che l'avrete colpito e gli infliggerete il numero di ferite indicate sulla vostra arma. Attenzione, se il vostro avversario avrà un fattore di resistenza da impatto, questi saranno i danni che la corazza assorbirà quando verrà attaccata a distanza, per cui dal risultato dei dadi dovrete togliere il numero indicato nella resistenza da impatto. Nella prima fase ci sarà la sottofase arcana, per cui se avrete dei maghi nella vostra gilda, caratterizzati da un valore indicato nella parte di destra, essi potranno provare a fare tre cose: o incanalare mana per poter lanciare magie nei turni successivi, o utilizzare un potere arcano, o effettuare una prova arcana, o evocare un demone. Ricordando che ogni turno potrete fare una sola di queste cose. Per incanalare un mana dovrete lanciare il numero di dadi indicati nella parte al centro a destra della vostra carta mago, potendo ottenere sostanzialmente tre tipi di risultati: o dadi arcano nero o dadi arcano bianco, che indicheranno i tipi diversi di magie che potrete lanciare, oppure sigilli spezzati. La carta magia posizionata accanto al vostro mago vi indicherà quanti simboli bianchi o simboli neri serviranno per poter lanciare quella certa magia. In base quindi ai simboli bianchi o simboli neri che avete ottenuto, mettete accanto alla plancia del mago dei cubetti bianchi o cubetti neri, a indicare il mana che man mano nel corso dei turni avrete accumulato. Se invece avrete ottenuto dei sigilli spezzati, questo vorrà dire che il vostro mago potrebbe impazzire e diventare indemoniato. Un mago di livello 1 può sopportare al massimo un sigillo spezzato e quando otterrà il secondo diventerà indemoniato. Un mago di livello 2, 2 sigilli spezzati. Un mago di livello 3, 3 sigilli spezzati. Un mago che è indemoniato sostanzialmente perderà il controllo di sé e farà correre il rischio alla gilda di perdere quella missione, poiché infatti da quel momento in poi si muoverà casualmente, utilizzando la plancia di movimento casuale, e non avrà più il controllo di sé, rischiando addirittura di uscire dal campo di gioco. Quello di evocare i demoni è il vero e proprio cuore di Demlock. Quando infatti un mago avrà abbastanza mana, come indicato sulla sua carta, potrà evocare un demone. Per evocare un demone, indicate sull'app che state per evocare un demone e sarà l'app stessa a scegliervi casualmente un demone. In base al demone scelto, prendete la relativa carta e la miniatura e posizionatela adiacente al mago. Da questo momento il demone combatterà per voi e potrete addirittura attivarlo in quello stesso turno, facendogli fare le sue azioni, i suoi movimenti e addirittura attaccare. La scelta dei demoni sarà sempre casuale e dettata dall'app, ma se per caso un altro giocatore dovesse evocare il vostro stesso demone, in questo caso il vostro demone scomparirà dalle vostre fila e entrerà a far parte delle file avversarie. Attenzione! Normalmente il vostro mago avrà la carta magia che indicherà gli incantesimi che potrà fare in questa direzione, ma quando evocherete un demone dovrete girare la carta magia nell'altro lato. Da questo momento il mago non potrà fare più niente, non potrà muoversi né lanciare magie. L'unica cosa che potrà fare saranno questi due tipi di magie di difesa indicate sulla sua carta. Un mago può anche fare prove arcane, ma le prove arcane sostanzialmente servono per difendervi da attacchi arcani o annullare l'effetto di poteri arcani. La seconda fase è la fase di mischia. La fase di mischia è divisa in due parti: la sottofase di movimento d'ingaggio, in cui si potranno muovere i personaggi a patto che non si siano ancora mossi durante quel turno e a patto che quei personaggi che si muovano attacchino in quello stesso turno. Il movimento d'ingaggio, sostanzialmente come il movimento normale, servirà per entrare in combattimento corpo a corpo contro un avversario.
Tutte le caselle intorno a una miniatura, infatti, saranno la sua zona di ingaggio, a esclusione delle caselle dietro la miniatura, in cui non c'è linea di vista di quella miniatura. E per poter combattere in corpo a corpo c'è bisogno che l'avversario sia nella propria zona di ingaggio. Attenzione, in questa fase, volendo, si potrebbe anche fare un movimento di carica. La carica darà un bonus durante il combattimento corpo a corpo e per poter fare una carica c'è bisogno di partire da una zona non di combattimento corpo a corpo e di proseguire in linea retta per almeno 3 caselle. Quando si attacca in corpo a corpo, sia il giocatore attaccante sia il giocatore difensore dovranno lanciare un numero di dadi pari alla loro abilità corpo a corpo. E confrontate i risultati dei dadi dell'attaccante e del difensore, aggiungendo eventuali bonus o malus, come per esempio se si usa la propria arma preferita o anche se si attacca dal lato o da dietro. Se i risultati dei due avversari saranno in pareggio non succederà nulla, ma se i risultati dell'attaccante supereranno quelli del difensore, in questo caso gli potrà infliggere più o meno ferite a seconda di quanto lo ha superato, se lo ha superato di poco o di tanto. Se per esempio la differenza tra i dadi di attacco dell'attaccante e il difensore è solamente di uno, l'attaccante gli infliggerà il numero di danni indicati sulla sua carta o sulla sua carta arma. Mentre se invece l'attaccante ha uno scarto di 5 o più rispetto all'avversario, in questo caso gli infliggerà il doppio dei danni con l'arma principale e se ha un'arma secondaria anche il doppio dei danni con l'arma secondaria. Attenzione! Se in questi casi invece sarà il difensore a ottenere un risultato superiore rispetto a quello dell'attaccante, in questo caso il difensore, se otterrà un risultato superiore di 1 rispetto a quello dell'attaccante, gli infliggerà automaticamente una ferita. Se otterrà un risultato superiore di 2 rispetto all'attaccante, gli infliggerà 2 ferite, 3, 3 ferite e così via. Per prima cosa le ferite inflitte andranno a intaccare la corazza. E una volta distrutta la corazza, andranno a intaccare la vita dell'avversario. Quando la corazza infatti supererà il numero di ferite indicate su essa verrà distrutta e da quel momento in poi si dovrà attaccare la vita dell'avversario. Quando l'avversario scenderà a vita 0, esso sarà morto. Dopo che un giocatore ha terminato la sua seconda fase per cui ha attaccato con tutti i personaggi con cui poteva attaccare, toccherà al giocatore successivo, che se vorrà potrà attaccare con tutti i personaggi che ha. E terminata la sua fase toccherà al giocatore successivo, che potrà anch'egli attaccare con tutti i personaggi che ha, e così via. Attenzione, i personaggi possono attaccare anche se sono già stati ingaggiati in corpo a corpo da un avversario. Se per esempio in questo caso il giocatore bianco avrà attaccato per primo il giocatore nero, quando successivamente sarà il turno del giocatore nero, il giocatore nero potrà attaccare tranquillamente il giocatore bianco. Quando tutti i giocatori avranno terminato la loro seconda fase, un nuovo turno avrà inizio. Segnate quindi sull'app il prossimo turno e l'app vi dirà chi sarà il nuovo primo giocatore, poiché infatti il primo giocatore potrebbe variare ogni turno. Quando avrete raggiunto l'obiettivo della missione, la missione terminerà immediatamente. Segnate con l'app quindi i risultati ottenuti e sarà l'app stessa a dirvi quali sono state le vostre ricompense, quante monete, gettoni o altri bonus avrete infatti ottenuto. E terminata la vostra partita, starà a voi scegliere se fare immediatamente un'altra partita, un'altra missione diversa, oppure se giocare ognuno singolarmente con la propria app e andare a esplorare le zone della città, conquistare nuove zone della città, scoprire nuovi luoghi, ottenere bonus dai luoghi o potenziare ancora di più la vostra gilda, magari comprando nuovi mercenari. Bene, eccoci arrivati direttamente alla recensione di Demlock. Oggi invece dei pro e contro faremo una recensione, per il semplice fatto che non possiamo con precisione, con esattezza, sapere quali sono i pro e contro di questo gioco, dal momento che questa a cui ho giocato io è semplicemente una versione demo, quindi molte cose cambieranno nel corso della campagna Kickstarter e chiaramente si adatteranno ai bisogni dei backers. La prima cosa che chiaramente salta all'occhio è la componentistica. La componentistica già nella versione demo è una componentistica molto ben fatta, con delle miniature belle. Inoltre a Bonfire Games ci ha detto che le miniature verranno stampate dalla stessa casa che produce le miniature della Awaken Realms e della Ludus Magnus Studio. Quindi decisamente delle miniature bellissime, spettacolari, così come dei materiali generali, anche gli elementi scenici, veramente molto molto belli. Possiamo dire inoltre che per la componentistica nella scatola base ci saranno sostanzialmente due gilde con tante miniature e in più ci sarà una scatola seguaci, cioè dei mercenari che si attaccheranno alla vostra gilda. Così come mercenari potete comprare per potenziare la vostra gilda e anche dei demoni. Da tenere d'occhio chiaramente il numero di giocatori, poiché ci sono giocatori che negli skirmish preferiscono giocare a due giocatori, ma ci sono anche giocatori che negli skirmish preferiscono giocare a tre o quattro giocatori, e quindi bisogna vedere se nella scatola base più la scatola seguace effettivamente ci sono abbastanza gilde per giocare in 3-4 giocatori, o se magari con il Kickstarter c'è qualche bonus e quindi qualche scatola in più aggiuntiva che vi verrà aggiunto al vostro pledge.
Per quanto riguarda l'ambientazione, soprattutto quello dello scontro, essendo uno skirmish, si sente molto. Forse non si sente tanto l'ambientazione dell'arena, perché comunque sia sono scontri molto liberi, anche la plancia di gioco non ricorda effettivamente l'arena, non ricorda un'arena di combattimento in stile Colosseo, ma anche le missioni, la plancia di gioco sono molto liberi, ricordano più, diciamo, delle missioni rinascimentali, missioni medievali, il che da un lato è bello effettivamente, ma non è proprio lo scontro, così come effettivamente è bello il sistema dei demoni, è bello che ogni mago può evocare un demone, così come in una squadra di mercenari ci saranno più maghi e quindi si potranno evocare più demoni diversi, è bello anche che i maghi possano impazzire perché sbagliano nel rituale di evocare i demoni, ma magari sarebbe stato bello se i demoni ci fossero stati più una presenza costante. I demoni nella storia sono una presenza costante, sono sempre nel sottofondo, tuttavia almeno per le missioni che ho giocato io la presenza costante dei demoni non si sente tanto e questo è un peccato perché poteva essere un buon fattore su cui puntare. Per quanto riguarda le meccaniche, la meccanica chiaramente principale è quella dello skirmish. Quando sento la parola skirmish devo dire che a volte posso storcere un po' il naso perché ho paura per la ripetitività della meccanica di gioco. Tuttavia, per fortuna, qua ci sono delle missioni diverse, almeno questo varierà un po' la missione. Non sarà semplicemente ammazza l'avversario. La meccanica è quella dello skirmish che ricorda per certi aspetti anche alcune regole, diciamo, di Warhammer Fantasy. Penso per esempio per quanto riguarda gli attacchi ai lati o gli attacchi sul retro degli avversari, così come l'orientamento, indicazione il poter ruotare. Per quanto riguarda la durata varierà da missione a missione. Ci saranno missioni in cui vi verrà detto proprio quanto dovrà durare la partita e precisamente in turni. Missioni che vi diranno per esempio di giocare massimo 6 turni chiaramente vi dureranno 60-90 minuti. Missioni invece magari non hanno limite e rischiano di durare anche di più chiaramente. Questo dipenderà molto anche dal tipo di giocatori che siete, se andate a cercare subito sconto, se cercate che ogni elemento sia perfetto per poter vincere al meglio la vostra partita. Devo dire che alcune mie partite, soprattutto con leggere le regole, mi è durato anche 2 ore e mezza a 3 ore, tuttavia una volta imparate le regole scorrono fluidamente e saranno sostanzialmente di 60-90 minuti a partita. Per quanto riguarda la fortuna, devo dire che essa è un elemento abbastanza presente in questo gioco, sia per i lanci dadi che i combattimenti, ma soprattutto perché ogni turno il primo giocatore varierà, non sarà per forza lo stesso primo giocatore, sarà l'app infatti a dirvi chi sarà il primo giocatore per ogni turno, e questo in questo caso chiaramente è molto un fattore di fortuna. Devo dire all'inizio storcevo un po' il naso per questa cosa, ma poi giocandoci mi sono reso conto che se fosse stato il turno del primo giocatore sempre fisso, il primo giocatore sarebbe stato leggermente avvantaggiato, soprattutto in termini di combattimenti corpo a corpo. Invece variando in questo caso chi sarà ogni turno il primo giocatore è molto più bilanciato. Così come un po' di fortuna c'è anche per quanto riguarda i maghi. Quando i maghi proveranno a incanalare il loro potere arcano, potranno sì ottenere i poteri per lanciare le magie, ma potranno anche spezzare i sigilli e quindi letteralmente impazzire e diventare indemoniati. E se diventeranno indemoniati saranno più una spina nel fianco per voi che per altro. E per quanto riguarda la longevità, diciamo che all'apparenza può sembrare che non ci sia tantissima longevità, essendo sostanzialmente un gioco di skirmish e quindi di battaglie, ma l'app consente una grande longevità, poiché l'app, oltre ad aggiungere la semplice modalità di battaglia e di combattimento di skirmish, aggiunge quella modalità di gioco in solitario, per cui sarà una vera e propria esplorazione, come un gioco per mobile, per cui voi quando giocherete in solitario partirete dalla vostra guild, da là potrete esplorare la città, potrete esplorare sia luoghi che già avete conosciuto, che già avete visto, per magari cercare altri oggetti, tesori, armi o potenziamenti per i vostri mercenari, così come potrete andare in altri luoghi sconosciuti, e così esplorare la città e conquistare parti di città, parti di zone città in modo tale da accrescere la potenza, il denaro e la gloria della vostra gilda. Va detto inoltre che un fattore della longevità dipenderà anche da cosa concretamente ci sarà nel Kickstarter nel contenuto, poiché infatti se magari ci saranno abbastanza gilde per giocare in 3 e 4 giocatori, questo sicuramente sarà un fattore che allungherà tantissimo la longevità di questo gioco. E veniamo all'interazione con l'app. L'app è una cosa che ci sarà sia nella fase di gioco singolo, individuale, sia nella fase di gioco collettivo, quando ci sarà la vera e propria fase di skirmish con gli altri giocatori. Nella fase del skirmish con gli altri giocatori, tuttavia, benché c'è l'app, diciamo che non è fondamentale. Certo, essa ti dirà ogni volta chi sarà il primo giocatore, un primo giocatore diverso, così come ti racconto dei bonus, dei malus, estrarrà casualmente quale sarà il demone che i vostri maghi invocheranno. Ma tuttavia la Bonfire Games ha pensato anche a un modo per riuscire a sopperire tutte queste cose anche senza bisogno dell'app. Quindi volendo potete anche giocare a Demlong senza bisogno di app, poiché infatti sia per le missioni indicate sia per concretamente la modalità di gioco vi verranno forniti i mezzi necessari per riuscire a giocare senza bisogno dell'app. Va detto inoltre nella scatola base vi verranno forniti sicuramente almeno 2 codici utente e 2 password, in modo tale che 2 giocatori potranno scaricarsi l'app e così giocare tra di loro. Poi chiaramente col Kickstarter ci saranno altre scatole aggiuntive, e queste scatole aggiuntive ci saranno altri codici, permettendo quindi a altri giocatori di giocare.
Anche perché personalmente, per come la ritengo, lo skirmish è un tipo di gioco in cui più giocatori ci sono e meglio è. L'app quindi ci sarà sia nella fase di gioco skirmish sia nella fase di gioco in solitario. Nella fase di gioco in solitario sarà la vera e propria novità e sarà veramente la cosa bellissima perché voi magari avete giocato la sera con i vostri amici, avete fatto tardi, la mattina dopo, se magari avete un po' di tempo libero, potrete tranquillamente accendere il cellulare e giocare con l'app tranquillamente da soli, così da esplorare la città, vedere effettivamente le zone della città che avete conquistato, conquistare nuove zone, scoprire nuove zone o anche semplicemente esplorare le zone che già avevate scoperto, potenziare la vostra gilda, aumentare il numero di posti letto nella vostra gilda e quindi il numero di mercenari che ci saranno, personalizzare sempre più la vostra gilda e acquistare addirittura nuove magie e nuove pergamene incantate. Un fattore questo dell'app che devo dire che mi incuriosisce molto perché fa sembrare questo gioco da tavolo come sia un gioco da tavolo che un gioco da mobile. Bene, questo era il video tutorial con recensione di Demlock, un gioco della Bonfire Games che sarà su Kickstarter direttamente questa settimana. Vi metterò il link in descrizione per riuscire a andare direttamente su Kickstarter, tenere d'occhio questo progetto e se vorrete pledgiarlo. Un gioco dai bellissimi materiali, una tematica bella, molto sentita, l'aura di mistero e demoniaca sottofondo e che con questa nuova novità dell'app è veramente molto molto intrigante. Sono curioso di sapere come se ne verrà fuori. Spero che il video vi sia piaciuto e come sempre se vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube Sharing Game, attivate la campanella per sapere quando faremo un nuovo video e condividete sempre più. Ciao a tutti da Capitan Mimmo!